Grazie ragazzi. Allora vi faccio una. Grazie mille. Come dicevo, ci penserò io a svegliarvi. Allora, vi faccio una piccola presentazione di chi sono al volo per farvi capire perché ho il diritto di dirvi che WordPress fa schifo. E allora, sono uno sviluppatore full stack. e Seguo il progetto di WordPress ormai da tanti anni, anche lo sviluppo, diciamo. Ci lavoro. Faccio MVP per startup, fondamentalmente entro un acceleratore molto famoso della capitale e costruiamo dei piccoli prodotti da lancio per prendere poi finanziamenti e smontarli completamente e farli ricostruire da altri con altre tecnologie completamente diverse. Molto spesso questo avviene per un preconcetto o comunque sia per una peculiarità e per una cosa per cui è famosa WordPress, cioè WordPress fa schifo, WordPress ax è quello che ci dicono altri sviluppatori e molto spesso le cose additate come più sconvolgenti all'interno del sistema WordPress, per proprio famose e notevoli per fare schifo, sono la sicurezza. E abbiamo visto un video di Warfans ultimamente pubblicato su un attacco mostruoso che, con due linee di JavaScript che andavano a farsi un parsing di paste bin. Quindi, fondamentalmente era un attacco mostruoso fatto da due linee di codice e vi dava accesso a una shell completa che avrebbe permesso di prendere. Possesso del server dove girava WordPress. Quindi, sicurezza proprio, abbiamo visto quel video. Ci siamo messi malissimo. Obsolescenza, ho visto tanti talk oggi parlare di per l'appunto retro con PHP 5.2, database MySQL che a quanto pare è diventato uno dei peggiori database al mondo, lento, non scalabile. Una user base poco tecnica, e questo purtroppo possiamo anche dire che sviluppatori WordPress. Sappiamo che non è proprio un titolo con cui, di cui ci si fa un vanto. Ecco. Io non vado in giro a dire ah, sono uno sviluppatore WordPress. Ma in realtà faccio quello. Quindi... Però vi ho detto full stack, non vi ho detto WordPress. Poi una pochissima diffusione nell'enterprise. Eh, nonostante abbiamo degli esempi, abbiamo visto oggi Nando e altre persone che lo sfruttano. E abbiamo avuto Karim adesso, non so se in sala. Eh, però qualcuno dei suoi di crowd favorite che lavorano con dei big veramente nell'enterprise, ecco loro sono delle eccezioni, sono degli unicorni, non esiste gente che lavora nell'enterprise su WordPress, fa schifo. Poi eh, stanno ritardando, mostro il senso, stereo API, eh, abbiamo visto che eh, insomma il mondo si muove lì, eh, front end che macina API di un back end e non si sa neanche dov'è, quindi perché siamo alla versione 4.4, ce le promettono dalla 4, ancora ne abbiamo viste, io ce n'ho bisogno, non posso più farne a meno. Eh, reposito ufficiale di plugin e temi Questo, proprio alzo le mani se qualcuno di voi si è trovato bene con il repository ufficiale me lo faccia sapere eh, gli pago io la visita psicologica e poi eh, ma sinceramente c'è una mondezza incredibile non ci sono filtri lo sappiamo benissimo soprattutto tra i plugin ci sono... eh, quello è quello il metodo di diffusione poi eh, che dà per l'appunto eh, possibilità da bug infiniti, sono le terze parti, eh. dei plugin vengono aggiornati da dieci anni, e poi SVN, cioè si può, si può gestire ancora un repository SVN dall'epoca di Git, io mi trovo malissimo eh, deployare insieme ai miei colleghi un plugin eh, sul repo di WordPress con SVN, eh, vi dico la verità, io ho smesso di farlo, cioè chiedo a loro di metterlo su, eh, io lavoro su Git e loro prendono e spostano su SVN. quindi c Ho scritto che solo i dev capiranno la frustrazione perché posso capire che chi non sa cos'è SVN adesso ha un, un attimo di blank. però vi posso assicurare che è una roba che non si usa più neanche Ib, in IBM che hanno dei sistemi anni 80. quindi vediamo qual è. Punto per punto eh, gli appunti che mi fanno i miei colleghi: eh, questo è un appunto fatto su Facebook da Bruno. Eh, ciao, Bruno, sei rientrato nelle mie slide. E, mm, mi scriveva: lui, per l'appunto, è un gran provocatore, lavora un full stack developer, insomma, è uno un senior, eh, ragazzo che ha preso in mano più progetti in PHP, quindi ne capisce. Ci faceva notare, lui è molto provocativo, mi tagga sempre nei post di WordPress. Eh per insultarlo e mi ha scritto per l'appunto e non ricordava che dentro questo database ci fosse un varchar 20 invece per indicare uno status invece che un init, un init, era molto più semplice secondo lui, meno risorse, ho provato a dargli una risposta ma poi come al solito si finisce sul flame e siamo finiti all'assunto generale, quello che poi mi contestano più spesso, che è per appunto, ed aggiungo che quel progetto, intendendo WordPress, eh, si regge in piedi solo perché ci sono centinaia e migliaia di agenzie che marginano il lavoro di milioni di sviluppatori senza saperne leggere né scrivere mezza riga di codice e lui lo boicotta, quindi noi siamo liberi di farci business, ma lui lo boicotta, in realtà ha consigliato in altri post di boicottarlo. Ecco, l'atteggiamento di Bruno è quello che c'è nell'enterprise nei confronti di WordPress, parliamoci chiaro. Vi ripeto, io non mi posso presentare uno sviluppatore WordPress nell'Enterprise se mi sputano addosso. Quindi ehm, andiamo a vedere in realtà perché Bruno non ci ha capito molto e quando vi dicono che WordPress fa schifo eh, dovreste un attimo guardare in faccia chi è che ve lo sta dicendo. Eh, fondamentalmente le domande che io mi pongo sono ma questa gente conosce il progetto, cioè, sa di cosa si parla, ha mai contribuito alla community, sa come si scala su un progetto del genere, nel senso questo non è un giochino che uno fa per se stesso e non è neanche una roba custom che si fa nell'enterprise stra questa è una roba che deve permettere a persone che fondamentalmente non capiscono nulla di programmazione o magari ne vogliono capire vogliono entrarci a piccoli passi di permettere di pubblicare cioè, la mission di WordPress è, ti permette di pubblicare un sito internet eh, poi bene o male sta a chi lo sviluppa insomma dietro e alla community che si crea e voglio dire, la community è importante perché, ah, e questa è una piccola citazione di Forbes, il creatore di Forbes, eh, che dice per l'appunto che è molto più facile darvi soluzioni a dei problemi quando in realtà i problemi non si conoscono. Eh, è vero, è semplicissimo. Ah, fai così, io avrei fatto questo, sì, per carità, ma poi ti ci sei messo a farlo, ti sei scontrato la dura realtà. Ecco, nel, nel suo caso non era così. Ehm, e voglio anche aggiungere un'altra cosa, una citazione bellissima di uno dei responsabili del team di BibriPress, anzi, forse il principale responsabile anche del progetto di BuddyPress. Chi non lo conosce consiglio anche di seguire il suo blog, veramente bravo. E lavora anche con Karim, credo, ogni tanto. E, che dice per l'appunto WordPress è il pacman del web, cioè è molto facile da iniziare con WordPress, però poi in realtà prenderci confidenza e saper gestire tutte le varie situazioni tra cui saper ottimizzare un database che secondo voi è fatto male magari, o farlo scalare, eh, è molto difficile. È una curva di apprendimento rapidissima nel primo step, e poi arrivare oltre, eh, fondamentalmente un, si sembra avere passi, dover fare passi da gigante. Questo perché l'utente medio di WordPress, eh, l'utente della community è questo, è mio cugino, lui è mio cugino per davvero, quindi l'ho voluto citare nelle slide, ciao Alessio. Ehm, ecco lui è molto bravo con i computer lavora in un negozio di elettronica sviluppa, si è fatto il sito per il suo negozietto con wordpress, bravissimo, perfetto lui è l'utente medio e quindi non si può chiedere a lui di ottimizzare il database, è impossibile e non gli si può dire, ah no ma non usare wordpress che fa schifo, sì, probabilmente sì, cioè, non lo so ma per lui va benissimo, anzi per lui è perfetto è bellissimo è l'unica cosa che conosce perché non conosce dietro cosa c'è cosa c'è dietro, cioè php devi conoscere database in mysql Adesso JavaScript è diventato fondamentale, una volta si usava jQuery, ma si spera si arriverà alle REST API in maniera rapida. Lo sviluppo del front-end in HTML, CSS, i vari preprocessori, SAS, Git, e chi ne ha, ne più ne ha ne più ne metta. Questo è quello che deve conoscere lo sviluppatore WordPress medio, quello delle agency di cui parlava Bruno per l'appunto, che sta rovinando il mercato a tutti noi, non si sa quale mercato. Però io voglio dire una cosa, Bruno: che questo cugino qui fa il 25% del mercato. Questo cugino qui fa il 25% del mercato di gente che usa i CMS. E quindi in realtà questa affermazione è di una castroneria mostruosa. Non stiamo parlando di utenti programmatori, noi stiamo parlando di potenziali clienti. È un mercato immenso e oltretutto non so chi è di voi ha seguito il talk di Nando nell'altra sala. Però, ecco, lui vi può spiegare come due persone possono fare un business milionario sfruttando questo numero qui. Eh, non è banale. Quindi, chi vi dice WordPress fa schifo perché ci stanno i cugini, io gli rispondo: WordPress è un mercato stupendo perché ci stanno i cugini che non sanno programmare, è bellissimo per me. Eh, io sono quello che gli vende il tool, eh, meglio di così gli risolvo un problema. Poi, quello che voi chiamate obsolescenza, io chiamo stabilità. Abbiamo visto che in realtà, ecco, stamattina poi mi fa anche eh, piacere aver visto. Altri talk su questa linea, e soprattutto quello di Luca che ringrazio. Voi la chiamate obsolescenza, io la chiamo stabilità, ci sono dei trucchi per mettere a posto quella roba che a voi fa schifo. Dovete solo un po' sbattervi voi. Non potete chiedere a WordPress di abbattere la retrocompatibilità che ha costruito. Per me è solida un software che mi garantisce retrocompatibilità, è un software solido, è un software che possa andare veramente all'enterprise a proporlo perché sono. Quindi, 12 anni, 13 anni che viene sviluppato, in 13 anni non ha mai perso un colpo in base, nella sua versione precedente. Continua a portarsi avanti. Ecco, forse PHP 5.2 ci ha un po' stufato, però, tra due anni magari non lo vediamo più. Non è che dobbiamo, cioè possiamo anche aspettare, eh? non dobbiamo correre per forza. E... Oltretutto, ci sono anche, come abbiamo visto, dei trucchi per superare questa obsolescenza. Basta sbattersi un pochino di più, fare quel passo oltre, quel... avere curiosità. Poi nella comunità WordPress io ho trovato eh, tantissime, persone, tantissime persone disposte al dialogo e ho trovato strumenti aperti, liberi per tutti, tutti si parla allo stesso livello. Io su, oggi ho conosciuto tantissime persone qui dal vivo che non avevo mai visto parlando su Slack, su strumenti aperti che, di cui non dovete pagare nulla eh, per accedervi, hanno forum, ci sono comunità di traduzione. Qualsiasi cosa pensate di poter fare, qualsiasi contributo pensate di poter dare, c'è uno strumento aperto e libero a disposizione per farlo e le community sono mostruose, sono bellissime. Si creano dei rapporti stupendi. Io sono organizzatore del Meetup di Roma. Posso dirvi che nel nostro meetup ogni volta si aggiunge gente nuova, arriva qualcuno semplicemente interessato alla gran... per capire come si fa, per, appunto a collaborare a sfruttare meglio lo strumento con cui scrivono, con cui guadagnano. E vengono da noi. E poi si accorgono che dietro in realtà c'è una community, che non, non si parla di codice, si beve birra, si fa due chiacchiere in allegria. Poi se mi chiedi qualcosa ti rispondo anche, ti do una mano. Però è un modo di vivere più che un... diciamo, è una, un'astrazione tecnica, ecco, uno strumento. Io vorrei dire a tutti... Partecipate, fatevi sentire all'interno di progetti del genere che vi danno le chiavi in mano e vi aprono le porte di casa. Perché poi allora potrete dire fa schifo, però, alle persone giuste, a quelle che possono aggiustarle le cose. È inutile andare a dire fa schifo in generale, oltretutto, eh, ecco qui mh, si è creata una situazione bellissima: 300. Quanti siamo? Non so, circa 300 persone tutti insieme. E vi invito a sfruttare giornate come queste anche per scoprire come partecipare. Vi invito ad andare a vedere il talk finale che tiene il mio collega Daniele, che vi spiegherà ai developer che sono in sala come contribuire con una patch a WordPress. Chi non l'avesse mai fatto è una bellissima soddisfazione, ve lo assicuro. E, quindi, quando sappiamo come agire, a, tornando al video mostruoso di Warfans, la domanda non diventa più cosa. Cosa, perché? Cioè, WordPress fa schifo, non è sicuro? Perché lo dovrei usare? Com, come lo metto in sicurezza? La domanda diventerebbe cosa possiamo imparare dal video di, di WordPress? Come possiamo imparare a metterlo in sicurezza? Allora, qual è stato lì l'errore? Decisamente intanto farli entrare da terze parti per l'appunto. Il plugin terzo scritto male, perché di quello si tratta. E in, come imparare a non fare quegli errori, come passarli alla comunità con la quale dialoghiamo, come andare per l'appunto dal tizio del plugin e dirgli: guarda, che questo è quello che hai causato. Forse è meglio se segui queste pratici, siccome si può parlare, ve lo ripeto, in, a, a qualsiasi livello, noi apriamo eh, il, nostro git, il nostro codice a tutti su GitHub. Se tu vuoi segnalarci una issue, vieni sul nostro plugin, la segni e noi ti rispondiamo. A meno interessa, io non guardo neanche chi sei, qual è il tuo colore della pelle, qual è la tua regione. Non mi frega niente, stai contribuendo, mi stai dando un feedback, mi stai dando una mano su qualsiasi livello. Io ti accetto come un fratello, quindi venite a farlo e imparate dalle, dalle, dagli errori. Quando vi dicono WordPress fa schifo perché il uh, flow di sicurezza uh, fa schifo, non più, non, le, le password non sono lasciate bene, l'algoritmo è vecchio. Questa è un'altra cosa che si sente ultimamente. È vero, però, c'è anche persone che notando questa cosa hanno creato una piccola un piccolo scriptino e vi permetterà di passare gli argomenti. Se avete questa fretta e non volete aspettare il core, ve lo installate, vi ascia tutto le password, vi cambia l'hashing, il sistema di hashing, voi non fate nulla. Cioè, qualcuno ci ha pensato perché la community è stupenda. E, quindi adesso vorrei lasciare a voi, intanto vorrei chiedervi se qualcuno di voi è incappato nella mia stessa situazione, cioè di sentirsi dire che WordPress fa schifo. Beh, vedo tante persone. Perfetto, allora a tutte queste persone qui io gli risponderei che il WordPress non fa schifo, siete voi che lo fate, <ride> ok? <ride> Se avete qualche domanda o qualche insulto, fate pure, eh, sono qui. <ride> sì, serve Eh, volevo chiederti, io vedo spesso siti fatti da agenzie che non usano un tema comprato, ma sviluppano un tema che non mettono mai riferimenti a WordPress. Secondo te, perché lo fanno e come si possono incentivare a metterlo senza andarli a prendere di notte con un passamontagna? Allora intanto bisogna capire eh, di che tipologia di siti parli, se mi parli di una persona che se lo fa per suo personale, vabbè non c'è l'obbligo di mettere che è fatto un WordPress, eh. cioè nel senso per la comunità sarebbe un bene, a noi ci piacerebbe per carità se tutti i siti li marchiassero, però anche lì magari dall'aspetto sicurezza qualcuno ha paura e pensa ah, se ti faccio vedere che è WordPress tu mi vai sul WP admin e mi fai in brute force magari, ecco questi sono piccole tari. Ti ripeto, eh, sta sempre a noi cercare di far contribuire le altre persone in queste piccole anche iniziative. Io, soprattutto su wordpress.com, mi sembra che non ti ha neanche permesso togliere eh, dal fuoco, perché loro danno il servizio, è gratis, eh, ovviamente sfrutti il loro server, mi sembra giusto che li paghi. Stessa cosa dovrebbe, ecco, forse di questo si potrebbe iniziare a discutere nella comunità, magari dal punto di vista di Jetpack, cioè se tu sfrutti la mia CDN, le mie cose, forse dovresti mettere un piccolo riferimento. Però poi il core, a parte ci sono tantissimi metodi per scoprire che cos'è, però se non devo essere io a raccontartelo immagino. Non Essendoci un obbligo, nel mondo dell'open source è così. C'è anche gente che ribrandizza Linux, quindi insomma. E non lo dice. Altre domande? A un principiante che vuole iniziare, che cosa potresti dire per convincerlo a non scegliere Joomla e a scegliere WordPress? Adesso non, io sono arrivato adesso, per cui magari ne hai parlato prima, non lo so, perché eh, può, essere, può essere spontaneo eh, so, provare a, a fare un confronto. Allora, ehm, iniziamo con il dire... Due cose, eh, io non ti posso convincere di utilizzare un prodotto al posto di un altro, soprattutto quando si parla di prodotti mh, così simili sotto un certo punto di vista, ma dissimili sotto altri. Sì sì, no, non voglio, ti dico, in generale, sì anche io, <ride> però nel, io vengo da Joomla, te lo dico chiaramente, il mio primo CMS utilizzato, essendo uno sviluppatore PHP, era Joomla, poi eh, l'ho trovato legnoso, la mia curva d'apprendimento si fermava ad un certo punto, capivo che avevo bisogno di qualcosa che fosse oltre il CMS e come abbiamo visto stamattina dall'intervento di Luca eh, WordPress è un framework oltre ad essere un CMS quindi per uno che è un po' più orientato allo sviluppo e vuole imparare lì hai la possibilità di farlo in maniera corretta e diciamo dritta mentre su Joomla devi già avere cioè è un po' più difficile secondo me, ecco. Poi differenze vere e proprie per convincere una persona a utilizzarne una piuttosto che l'altra. Ad esempio io gli apro la bacheca e quella la conoscono tutti, vado al cliente, non gli vado neanche a spiegare. Eh, Joomla <ride> mi guarda un attimo perplesso, ecco. E poi c'è questa tendenza, in Italia non si sa perché si pensa che Joomla sia più professionale di WordPress, mentre all'estero è il contrario. E... Bah, vabbè, e queste però sono cose. E poi la community, ti posso dire, che la community di Joomla non è così aperta come quella di WordPress. Eh, probabilmente anche dovuto alla diffusione del prodotto essendo un prodotto diffusissimo avendoci dietro comunque una company che gli permette di eh, poi continuare a finanziarlo nel tempo mentre Joomla è un'organizzazione un po' più su base volontaria e basta forse anche il fatto che ha dietro un'azienda che riesce a sfruttare il prodotto e, e permetterti di mostrare come funziona all'interno dell'enterprise, ecco poi chi mi dice wordpress non è nell'enterprise io dico vai a vedere wordpress.com, è fatto la stessa identica cosa, tieni su, non si sa quanti miliardi di siti, non è scalabile boh, forse non sei tu che sei in grado di farlo scalare, questa è quindi ti posso dare queste piccole motivazioni, poi se sei un wordpressiano sai perché lo ami insomma. finito? grazie mille a tutti ragazzi